Conte fino alla fine della legislatura. Sì, certo. Sarà Conte, certo. Non ci sono queste... Guardi, se lei faceva questa domanda a luglio, tutti avrebbero risposto la stessa cosa, Salvini sarà al governo, sì, poi si è visto quello che è successo. Quindi non vorrei in per Italia simmetria è un che quindi lei adesso risponde così e poi sarà un altro. No, per, no, per dico, simmetria dico solo con che le sorprese. L'incertezza atavica che attanaglia la politica italiana non consente di dire nulla con certezza, ma la nostra intenzione è che questo governo duri fino alla fine. La sorprende che Franceschini dia questo giudizio così positivo di Di Maio? Ce l'ha anche no, lei? No, assolutamente. La seconda domanda preferisco non rispondere. La prima domanda non mi sorprende, ma Dario da questo punto di vista è molto trasparente. Cioè, Dario Franceschini l'ha sempre pensato così, ha sempre spinto politicamente attraverso una partnership politica di lungo periodo fra PD e Movimento 5 Stelle. E sapete cosa? La ritengo una buona notizia, perché la politica italiana deve cominciare a fare un po' di chiarezza. Ci sono i sovranisti populisti, con buona pace della bravissima Anna Grazia Calabria, il centrodestra non è il centrodestra e di una volta, ci sono sovranisti populisti, e populisti, Lega e Fratelli d'Italia e basta sostanzialmente nello spazio politico. Poi si sta creando un'offerta politica che è quella che vuole Dario Franceschini, molto trasparente, che ad esempio in America è quella di Alessandro Ocasio-Cortez. Cioè una socialdemocrazia più tradizionale innervata da un po' di movimentismo. Quindi Italia Viva ha il suo spazio. Manca un'offerta politica di chi dice scusate ragazzi, io la globalizzazione non voglio né negarla né proteggere l'individuo con la testa sotto la sabbia. Voglio accompagnare le persone in un mondo diverso da quello di 30 anni fa, non lasciando solo nessuno. E nella nostra intenzione questa è l'offerta politica di Italia Viva. Ma se nel frattempo Franceschini con i 5 Stelle ci fa un matrimonio stabile e duraturo... Per voi è pure meglio. Per noi è meglio, cioè, Mellone, fa chiarezza per gli elettori, insomma.